Silvestro Maradei, parlaci di questa edizione. È stata una edizione che secondo me dal punto di vista qualitativo leggermente superiore alle altre, che ci ha consentito di offrire 6 spettacoli in cartellone davvero interessanti che hanno riscosso un grande successo di pubblico e, ripeto, ci hanno consentito di alzare l'asticella dal punto di vista della qualità rispetto alle edizioni precedenti. Silvestro, delle novità quest'anno. Innanzitutto una certa contaminazione con il cinema, poi probabilmente c'è anche un perché, visto insomma la tua passione per quest'altra forma d'arte. Ecco, è così, è stato un fatto casuale, mi riferisco al filmato, ma più in generale un po' si notava questo aspetto. Ecco, e perché serviva per lanciare questo filmato? C'è l'idea di continuare, insomma, di sviluppare magari anche questa parte? No, c'è stata una contaminazione con altre due forme d'arte, il fumetto ed il cinema. Il cinema perché questo teatro, abbiamo celebrato il luogo, questo teatro che nasce nel 70 come cinema, come struttura cinematografica, e abbiamo voluto allestire quest'anno all'interno di questa struttura, in occasione del festival, una mostra che ripercorresse i tanti anni di attività di questa struttura cinematografica, recuperando appunto le immagini degli anni d'oro del cinema Selene. Poi abbiamo avuto la possibilità, grazie ad un nostro concittadino Francesco Filizzola, che risiede e lavora a Londra ed è il frontman dei Colombo Loco, una band musicale, di lanciare in anteprima mondiale un videoclip e Ritual, grazie appunto al suo impegno, alla volontà di girare questo videoclip nei luoghi di origine suoi, coinvolgendo le persone del luogo. E questo ci ha fatto tanto piacere, di essere stati i primi a lanciare questo videoclip, che sono sicuro avrà molti consensi. Poi c'è stata la contaminazione con il fumetto, in quanto siamo riusciti, grazie alla presenza di uno dei maggiori sceneggiatori di fumetti italiani, Moreno Burattini, a dedicare una giornata del festival al fumetto, coinvolgendo tanti giovani, cercando di far capire loro che cosa significa il fumetto, quest'arte, cosa significa, appunto, quali sono le basi per poter entrare in questo, le chiavi di lettura per poter entrare in questo fantastico mondo e per appassionarsi sempre di più anche a questa forma d'arte. Silvestro, siamo ad un'edizione nella quale insomma qualche bilancio si può fare, ma soprattutto si può anche un po' pensare al futuro. Ecco, dai numeri, dalle problematiche, da tante difficoltà, immaginiamo insomma che ci sono state, il festival credi, ecco, si è stabilizzato, può avere futuro dopo queste prime edizioni? Sicuramente, perché noi abbiamo dimostrato che con poche risorse finanziarie si riesce a mettere su una manifestazione che riempie circa 2 mesi dell'anno, avendo la possibilità di offrire al pubblico spettacoli qualitativamente importanti, pur trattandosi di compagnie amatoriali, che secondo me di amatoriale hanno ben poco, e la dimostrazione sono stati proprio gli spettacoli che sono stati portati in scena in queste edizioni, ma anche nelle edizioni precedenti. Per chiudere, Silvestro, ci è parso di capire dalle parole del sindaco che per l'anno venturo ci saranno delle novità. Mettendo un attimo da parte l'aspetto cinematografico, probabilmente ci sarà un sipario, vi saranno dei camerini rinnovati, e così, questa è un po' la prospettiva. Intanto c'è la sicurezza di un finanziamento regionale che consentirà a questa struttura, a questa sala, di
ritornare ad essere anche una sala cinematografica, logicamente con le nuove tecnologie. Poi c'è l'impegno da parte dell'amministrazione di dotare questo spazio di quelle caratteristiche necessarie ad ospitare anche compagnie professionali e quindi a consentire a Rotonda di entrare nel cosiddetto giro dei Teatri Uniti di Basilicata, che potranno così offrire la possibilità al pubblico del rotondese, oltre alla possibilità che noi diamo di assistere a spettacoli di compagnie amatoriali, anche di poter assistere a spettacoli di compagnie professionali di un certo calibro. Sindaco, lei ha fatto un intervento affettuoso verso l'ACAV, però ha anche avuto la possibilità di anticipare delle cose concrete che accadranno in questa struttura che in questa occasione un po' è stata valorizzata ulteriormente, perché è stata evidenziata la storia dal 1970 fino ad adesso, insomma, ecco. Sì, l'arte visiva, beh, certo, merita un encomio particolare, perché dall'anno della nascita ad oggi ha fatto un percorso eccezionale, parte come compagnia amatoriale, loro la compagnia poi durante le vacanze natalizie allieta il pubblico rotondese con una loro messa in scena, con una commedia, e in più da 3 anni adesso è iniziato questo festival del teatro amatoriale che sta riscuotendo grande successo, e in più va a riempire un periodo che possiamo definire di bassa stagione, poiché appunto gli spettacoli teatrali vanno in scena dal periodo che va da marzo ai principi di maggio, per cui questa ha importanti ripercussioni anche per scopi turistici. E poi certo, noi abbiamo avuto dalla Regione Basilicata un finanziamento per l'adeguamento del cinema per quanto riguarda l'allestimento della sala cinematografica, così il cinema Senele finalmente tornerà ad essere cinema, tornerà a proiettare film e tornerà quindi a far vivere quello che è stato il 1970 per circa 20 anni. Un importante successo a cui speriamo possa aggiungersi, ed in questo ci stiamo attivando, l'allestimento del palco e dei camerini per poter poi ospitare anche eventualmente compagnie di professionisti. Sindaco, la presenza del Parco del Pollino in questo progetto, negli anni scorsi si evidenziava che poteva essere una freccia in più nell'arco complessivo delle offerte che il Parco del Pollino può fare. È andata così, sta andando così, e il Parco del Pollino è attento anche a questo specifico settore. Sì, bisogna dire che il parco, l'ente Parco Pollino, oltre a finanziare i comuni per quanto riguarda anche le attività che si possono svolgere durante il periodo estivo o feste patronali in genere, grazie alla loro, come dire, supporto nei coeventi, finanzia anche questo tipo di manifestazioni. A Rotonda, oltre a finanziare il Festival del Teatro Amatoriale, copartecipa finanziariamente con un altro importante progetto che porta avanti ormai da 3 anni l'associazione dilettantistica, la Rotonda Volley, per quanto riguarda il torneo internazionale di sitting volley, per cui posso dire con certezza che anche nelle ristrettezze economiche, questo è bene sottolinearlo, in cui versano oggi purtroppo gli enti pubblici, però è molto attenta alle finalità culturali e sociali del territorio, in particolar modo su quello che stiamo vivendo qui a Rotonda. Per concludere, Sindaco, potremmo vederla anche magari in un cameo in una prossima rappresentazione teatrale rotondese? Io ho fatto, quando ero ai tempi delle scuole, le scuole medie, diciamo, gli insegnanti mi quasi costringevano a partecipare alle commedie che mettevamo in scena, però poi con piacere lo facevo, perché poi era un momento di aggregazione anche con gli altri alunni, e vediamo se Silvestro mi darà l'opportunità, perché no. Grazie. Grazie a te.
e fa il cameriere, l'assicuratore, il campione del mondo, la baby pensione, è ricco di famiglia, l'eroe nazionale, il poliziotto di quartiere, il rottamatore. Ci serrava i ranghi per prepararsi al Mondiale in Messico. Era trascorso un mese buono da quando, sul secondo canale, la RAI, aveva inaugurato la programmazione di Rischia Tutto. Accadeva questo e l'altro, poco prima di quel lunedì, 16 marzo 1970. Un giorno comune, una data come tante, ma non per i rotondesi. Quella, infatti, però fu una giornata particolare. La buona novella era che quel giorno, a Rotonda, si sarebbe inaugurata una sala cinematografica. Ed in un periodo in cui la visione di un film era praticabile esclusivamente al cinema, la cosa rivestiva una grande importanza.
Rotonda quindi aprì le porte del suo cinema e primo avventore, offrendo loro una struttura moderna, grazie all'idea e all'investimento finanziario di un quintetto di amici, messisi insieme per realizzare questo progetto. Alle ore 18 del 16 marzo 1970, dunque, il cinema Selene aprì i battenti via Don Saverio Lomita, proiettando il suo primo film. Il teatro è un luogo, un rifugio dove le persone si incontrano e formano istantaneamente una comunità. Lo ha affermato Simon McBurney nel suo messaggio alla Giornata Mondiale del Teatro tenutasi il 27 marzo scorso. In queste parole è sintetizzato il senso che vogliamo dare a questa serata, celebrando il luogo, questo luogo, il Selene, la cui storia tanto ha rappresentato e continua a rappresentare per Rotonda. Durante lo svolgimento di questa cerimonia di premiazione, così come è avvenuto qualche minuto fa con l'intervento di Francesco Tarantino, ascolteremo dunque brevi letture che narrano alcune fasi della storia di questo teatro, cercando di ricostruire un sottile fil rouge celebrativo del Selene, a completamento del lavoro già realizzato con l'allestimento della mostra fotografica collocata nell'atrio, che avete avuto modo di apprezzare nel corso di questi due mesi di durata del nostro festival. Una manifestazione ideata ed organizzata dall'Associazione Culturale Arti Visive, giunta alla sua terza edizione, che stasera festeggia ancora una volta i protagonisti. L'edizione 2018 del Festival del Teatro Amatoriale di Rotonda ha visto nuovamente sfilare su questo palcoscenico sei compagnie provenienti, come saprete, da, oltre che dalla Basilicata, dalla Puglia, dalla Campania e dal Lazio. Saranno anche questa sera, come lo scorso anno, 10 le categorie premiate, 9 delle quali il premio per il migliore spettacolo, quello per la migliore regia, la più bella scenografia, per le attrici, gli attori e i caratteristi più bravi, per i più bei costumi, premi che saranno valutati da una giuria tecnica composta, oltre che dal sottoscritto, da Ornella Bloise, Stefania Lauria, Germana Armentano e da Tonino Cattolico, che saluto e ringrazio per l'impegno e la passione regalata. Ma il migliore spettacolo lo avete scelto anche voi del pubblico, compilando ad ogni appuntamento la scheda apposita consegnata ai primi 50 spettatori che hanno occupato le poltrone di questo teatro nel corso delle varie serate in cartellone. Come vi anticipavo, sono state sei le compagnie in lista che abbiamo il piacere di avere attraverso dei loro rappresentanti qui stasera, tutti rappresentati, voglio fare un applauso ai presenti. Abbiamo iniziato, come dicevo, lo scorso 10 marzo con una compagnia lucana, l'unica a rappresentare la nostra regione, la compagnia teatrale Attivamente di Lago Negro, che ha presentato al pubblico rotondese la commedia di Mario Brancaccio dal titolo La Badessa di Piro Chilessa, per la regia di Gianluigi Pagliano. Una storia che pone al centro della trama un convento di suore sui generis, un cardinale ambizioso e l'ipocondriaca madre badessa, inconsapevole custode di un mistero che non conosce fino all'arrivo dell'esuberante sorella. Vediamo insieme un frammento. E la stanza alla ruta con un viaggio, non ci sono più lì. Donna Rosalia, guardate un po' a me. Vostra sorella diceva, Rosalia, sei viva? Non credo. Sei morta? Sì, non ha possibile di avere la tua. Ma sei da questa? Sì. Che infame, ma troppo, non è la maggior cosa del danno. A me che affronto.
sentito tanto parlare come scarpa con la bocca. Oh, sono solo Evidenza. E nel ringraziare il Comune di Rotonda che ha ospitato questa manifestazione mettendo a disposizione dell'Associazione Culturale Arti Visive questa struttura, entriamo immediatamente nel vivo della serata con la premiazione della prima categoria in concorso, quella riservata ai migliori costumi ed al migliore trucco. Premierà lo spettacolo che si è contraddistinto per i più bei costumi e il più bel trucco del terzo festival del Teatro Amatoriale di Rotonda, una delle giurate, Stefania Lauria. Buonasera. Consegna la busta. Come vuoi? Vai. Proviamo questo, vediamo prima le nomination. Un attimo, eccola qui, Bevetta Sonagli. Rumors, Non ti pago, queste le categorie, le commedie che sono entrate in nomination, prego. Vince il berretto a Sonagli. Tra i partner che l'ACAB ha avuto in questa edizione del festival, un ruolo di supporto importante lo ha svolto l'Asso Tour, l'associazione operatori turistici di Rotonda, che si è prodigata nel preparare i pasti offerti alle compagnie ospitate e a praticare prezzi ridotti per il soggiorno delle stesse, offrendo sempre un ottimo servizio. Inoltre il buffet finale che avrete modo di apprezzare al termine della manifestazione è stato preparato e allestito dalla Sotur, rappresentata qui stasera da uno dei componenti del direttivo, Giuseppe Di Tommaso, che invito a salire sul palco a raggiungere. Tanto che Giuseppe ci raggiunge, ne approfitto per ricordare che la compagnia teatrale Romana di Pariello, quest'anno non presente alla manifestazione, ci ha fatto pervenire i suoi saluti che io trasmetto a voi per il calore che hanno ricevuto nelle scorse edizioni alle quali hanno partecipato. Volevo solo, visto la presenza, visto il nuovo logo anche dell'associazione, di questa associazione che si è in un certo senso ricostituita, ti volevo fare qualche domanda anche per parlare di questo nuovo sodalizio, diciamo. Intanto, se state pensando di mettere qualcosa in cantiere dal punto di vista di offerta turistica per l'immediato futuro. Innanzitutto grazie a Silvestro, noi siamo onorati di collaborare con questo sodalizio storico a Rotonda, che è l'ACAB, perché tu mi personi così magnificamente da tanti anni. Io interpretando un po', come si dice, il rumore della sala, sei rappresentazioni su poco, ce lo vogliono di più. Cioè noi pensiamo ormai che hanno partecipato e concludere stasera, noi vorremmo ancora continuare a partecipare. Comproveremo noi saremo lì a concolare.
Volevo dire invece, per quanto riguarda brevemente, noi faccio parte del gruppo dell'Associazione Operatori Turistici, Presidente ha chiesto a me di intervenire, ringrazio Carlo Di Tommaso che è lassù. Noi stiamo cercando di fare un lavoro molto dietro le quinte, nel senso che sono tante strutture, Rodondo ha più di 300 posti letto, noi quest'anno del 2017 abbiamo fatto 7.000 presenze, 7.000 arrivi, 16.000 presenze, quindi voglio dire è una fetta al turismo che cammina, è importante, offre qualità di servizi sia nella ristorazione, qui a Rodondo insomma c'è un'offerta molto varia, dai piccoli B&B agli hotel, agli agriturismi, gli alberghi diffusi, quindi offriamo una vasta gamma di attività e l'associazione sta cercando di mettere insieme quelle che sono le caratteristiche di questo territorio per offrire, come dire, un'offerta molto varia per quanto riguarda le esperienze poi che si possono vivere nel parco, per cui dalle esperienze della montagna, il trekking, alle trasfolate d'inverno, ma anche utilizzando il fiume, il lago, il Mercolo per l'attività di river trekking, acqua trekking, soft rafting, rafting, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi chi soggiorna qui nel parco a Rodondo, in ottime strutture, troverà un'offerta straordinariamente varia, valida, fatta tutta da professionisti, di gente che ha creduto in questo territorio, ci continuiamo a credere e noi porteremo avanti sempre con più forza e sulle iniziative come questa del lago saremo sempre pronti a collaborare e fare anche di più. Noi ti ringraziamo, intanto vediamo le nomination per il miglior attore come protagonista: Antonio Mauro, Felice De Cicco. Antonio Mauro per Non ti pago, Felice De Cicco per Non ti pago, Roberto Talì per Il berretto a sonagli. Prego, lo devi annunciare tu. Antonio Mauro. Tutto l'intreccio della vicenda si snoda attraverso il contrasto comico tra un personaggio fortunato, Mario Bertolini, ed uno sfortunato, il protagonista, Ferdinando Quagliolo, che conduce una vita agiata insieme alla moglie e alla figlia, eppur essendo egli stesso proprietario di una ricevitoria del gioco dell'otto, è completamente succube di questo gioco, senza però riuscire mai a vincere, cosa che invece accade sistematicamente al giovane aspirante genero. Vediamo lo spezzo. No, una cosa si è riscostata poco, chi mi ha portato poco sfortuna.
riserva suoi utenti con un ampio atrio bar, una vasta platea e una confortevole galleria. Oltre 300 posti a sedere, un grande schermo, un'ottima acustica. Tutti elementi che lo caratterizzavano come un cinema all'avanguardia. L'idea dei fondatori del cinema Selene fu vincente. Dopo la proiezione del primo film, il Selene iniziò a proiettare chilometri e chilometri di pellicola, quasi tutti i giorni della settimana. Nei weekend il numero degli spettacoli raddoppiava. Si iniziava a programmare film dalle 4 di pomeriggio per concludere la sera tardi. E presto quel posto divenne un vero e proprio sito polifunzionale, in grado di ospitare convegni, serate da ballo, veglioni, spettacoli di cabaret e magia, persino matrimoni. Quando si andava al cinema, si leggeva con grande curiosità l'uscita imminente dei prossimi film in programmazione, le cui locandine venivano affisse su tabelle di velluto rosso lungo le pareti del foyer. Si assisteva con gran gusto alla proiezione che precedeva il film del giorno, e prossimamente quelli che oggi vengono definiti trailers. E poi ci si calava nella visione del film di turno. Per i bambini, il 6 di ogni anno, il 6 di gennaio, divenne presto un appuntamento da consumare a Selene. C'era la matinée al cinema coi film della Walt Disney. Una volta, i piccoli adolescenti, verso la fine degli anni 70, andarono in visibilio quando assistettero alla proiezione su grande schermo di un loro eroe, Goldrek, il robot gigante che i giapponesi avevano esportato nelle nostre case con i cartoni animati in televisione. E poi fu la volta degli spettacoli teatrali, sia quelli delle compagnie di teatro amatoriale, locali e scolastiche, e sia quelli professionali. Nell'86 il Selene ospitò addirittura l'Arlecchino servitore dei due padroni di George Strayer. La scenografia era così imponente che gli attori potevano recitare in platea. Il Selene, come è normale che fosse, ebbe anche le sue crisi, dovute alla grande recessione che coinvolse tutte le sale cinematografiche italiane. Attraversò anch'esso la fase delle cosiddette luci rosse. Ebbe dei conati di ripresa, ma, sopraffatto dalla congiuntura generale, fu costretto a chiudere i battenti, dopo anni di onorata carriera. E poi il buio calò sullo schermo, in attesa che un giorno quel telo bianco potesse di nuovo essere attraversato da immagini in movimento. Grazie Maria Francesca Bigiano per il contributo e passiamo ora alla presentazione delle nomination per la categoria migliore scenografia. Invito intanto a salire sul palco la componente della giuria Germana Armentano. Grazie, prego. Grazie, buonasera a tutti. Prego. Come ogni anno, approfitto del fatto che tu sei, tra le altre cose, anche una scenografa, per sentire un tuo giudizio complessivo sulle scenografie dei tre spettacoli che sono stati presentati qui a Roma. Okay. Anche quest'anno io ho potuto... Si sente? Adesso meglio? Anche quest'anno ho potuto apprezzare un po' tutte le scenografie, ho visto che c'è anche un po' di tecnica in più man mano che si va avanti e devo dirvi anche una cosa, che sono andata a guardarmi le scenografie anche su YouTube e ne ho visto qualcuna che in realtà anche in altri allestimenti è ancora più curata, quindi l'ho apprezzata ancora di più perché ho avuto questa curiosità di andarmi a guardare un po' le altre messe in scena e quindi le ho apprezzate maggiormente, qualcuna più, qualcuna meno. È inutile che dico che mi sono piaciute tutte allo stesso modo perché non è vero, altrimenti non ci sarebbe stato neanche spizio a potare. E quindi posso dire che sicuramente sono state tutte apprezzabili. Sono rubate altri 5 secondi che volevo collegare a quello che ha detto prima Pino Di Tommaso. Questa associazione è veramente importante secondo me per quanto riguarda la vitalità di questo paese e quindi grazie all'ACAB che la organizza
e veramente di cuore a tutte le compagnie che sono venute a cantare questo palco, perché come qualcuno saprà, qualcuno sicuramente sa, faccio parte anch'io di un gruppo di ragazzi che come loro hanno cominciato a crederci nel territorio. Noi abbiamo un'azienda di escursioni turistiche, abbiamo collaborato tante volte con Pino, con le sue attività, e veramente so in prima persona quanto è difficile, e quindi grazie per questo all'ACA e a tutti voi che anche qui siete qua. No, sto guardando per andare su un gradino, perché io se non la vedo. Allora guardiamo insieme le nomination, Germana. Uomini sull'orlo di una crisi di nervi. Rumbo. Il berretto assonante. Chi vincerà? Ce lo dice Germana. Uomini sull'orlo di una crisi di nervi. Però che l'abbiamo messo a fare. No, ma volevo semplicemente dirti, mi stavo iniziando a stancare ad alzare il pubblico per far passare. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Intanto voglio ringraziare il tecnico audio luci Francesco Caputo, che ci ha accompagnati per tutti gli eventi del festival, veramente un grazie di cuore. Poi ringrazio Gianfranco Di Bella di Italia TV, che ha seguito molte parti della manifestazione, Mario Lamboglia di Eco Channel, tutte le attività commerciali ed imprenditoriali che hanno contribuito e sostenuto questo evento. Adesso passiamo ad una categoria, quella che avete premiato voi del pubblico, e per fare questo ci serviremo proprio di uno di voi, quindi sarà uno di voi a premiare lo spettacolo vincitore. E come faremo? Abbiamo distribuito dei biglietti quando siete entrati, adesso chiamerò una dei tanti bambini che hanno affollato anche questa edizione, questo teatro, assistendo agli spettacoli, una delle fedelissime, mia figlia, è stata costretta ad assistere a tutti questi spettacoli, una delle mie figlie, Ariel Mararei, che vuole raggiungermi sul palco. Estrarrà un numerino per designare chi sarà di voi del pubblico a venire a premiare lo spettacolo vincitore. Intanto ti voglio fare qualche domanda per vedere se hai studiato bene a casa. Allora, confermi che hai assistito a tutti gli spettacoli? Sì. Allora, dici quale ti è piaciuto di più, tanto non puoi dire. Rumors e Uomini sull'orlo di una crisi di nervi. Allora, estraiamo questo numerino. Aspetta, dai, la mescolata, chi è il 37? È nascosto il tema. Infatti non l'avevo preso, ma però devo dire che ho commesso un grave errore. Non doveva essere Ariel, secondo la scaletta premiale, ad estrarre
doveva essere un altro spettatore, diciamo, giovanissimo. Mi deve scusare, mica il Fornillo che mi ha salito sul palco, perché ho invertito un po' le cose, mi devi scusare. Allora, può aprire la busta. Un attimo, vediamo prima le nomination. Non ti pago. Uomini sull'orlo di una crisi di nervi. Il berretto a sonagli. Chi vincerà? Sì. Il berretto a sonagli. Sarebbe scontato ringraziare il pubblico, però io voglio ringraziare veramente tutte le persone che amano il teatro, perché il teatro è veramente vita. Buon teatro a tutti, grazie. Allora andiamo avanti. Il terzo spettacolo in concorso è stato Rumors di Neil Simon, messo in scena dalla Compagnia dei Teatranti di Bisceglie per la regia di Enzo Matichecchia. Questo è lo spunto. In casa Brock ricorre il 10° anniversario di matrimonio di Charlie e Mira. I due decidono di festeggiare l'evento invitando i loro più stretti amici, ma più di qualcosa va storto, e non solo ai padroni di casa, in un susseguirsi di situazioni paradossali e pettegolezze. Vediamo un frammento. Cosa dovevo fare? Trascinare per il giardino per essere per il collo mentre mi dava il telefono sul naso? Io mi sono sporcato la camicia di sangue. Tu saresti il candidato per il Senato, ma io non lo candiderei neppure per un ristorante cinese. Oh! Invitando di nuovo Michael a raggiungermi sul palco perché premierà la prossima categoria in gara, quella riservata alla migliore attrice non protagonista. Intanto volevo chiedere anche a Michael se ha assistito a tutti gli spettacoli. No, solo a 5. E perché ci sono a 5? Perché non avevo la festa. Come ho fatto per aria, ci vuoi dire quale ti è piaciuto di più? Uomini sull'orlo di una crisi di nervi e non ti parlo. Allora, prima di tutto abbiamo le nomination per la migliore attrice non protagonista. Lucrezia Manganelli per Non ti pago, Roberta Pagano per Il berretto a sonagli, Marina Casaburi per Il berretto a sonagli. Allora, Michele, vai anche tu qua. Mettiamo il giabellino. Roberta Pagano. Grazie.
qualche caso. È evidente che io non sia Roberta Pagano, ma a nome suo ringrazio tutti quanti voi. Grazie ancora. Ringrazio, ringrazio anche Michel. È il momento di premiare scusate, scaletta adesso che c'è? Zio Vincenzo Fornillo è stato l'ultimo proiezionista del Serene. Aveva imparato il mestiere seguendo le orme di chi lo aveva preceduto dopo aver fatto ritorno a Rotonda dall'America, dove per un periodo era stato a lavorare. A zio Vincenzo è toccato spegnere definitivamente il proiettore del Serene alla fine degli anni Ottanta. In quella stanzetta di su, alla quale si accedeva dall'esterno, dove ha trascorso tantissime delle sue serate in compagnia della luce della macchina e delle figure che quasi per magia prendevano vita sullo schermo bianco grazie allo scorrere di metri e metri di fotogrammi di celluloide, zio Vincenzo, oltre a proiettare, tagliando i vari fotogrammi rovinati, aveva dovuto imparare a riparare le pellicole e ad usare e ad incollare la bobina. Quando venivano proiettati film di età dei minori, i ragazzini riuscivano ad infilarsi lo stesso in sala, anche se la maggior parte degli spettatori, a dire il vero, erano degli abitué adulti. Pensate, tra di loro c'era un vecchietto che non se ne perdeva neanche uno, nonostante non ci vedesse bene, però lui diceva che riusciva a cogliere le parole, quelle poche che naturalmente si pronunciano in un porno. A volte, durante i film della domenica pomeriggio, quando in sala c'erano molti ragazzi, capitava che durante le proiezioni dei trailers finissero anche i fotogrammi dei film a luci rosse, un evento naturalmente accolto da un saluto e con piacere da tutti i ragazzi presenti. Naturalmente capitava così che zio Vincenzo dovesse rimediare a quello che era successo, e per farlo con tempismo non aveva altra possibilità che mettere la mano davanti all'obiettivo. Questo gesto creava una grande delusione nei presenti, che dalla sala imploravano il proiezionista di recedere dalla sua azione censoria, gridando: "Subice, caccia a mano". Ringrazio Luigi Madonna per il contributo. In quanto spettacolo in cartellone è stata la commedia di Galli e Capone dal titolo Uomini sull'orlo di una crisi di nervi, rappresentata dalla compagnia del piccolo teatro di Terracina di Ginoffi, per la regia di Roberto Percò. La storia parla di quattro amici che si vedono tutti i lunedì per il rito del poker. Niente riesce a scalfire questa loro abitudine, nemmeno i rispettivi matrimoni. Chi in un modo, chi nell'altro hanno reazioni esagerate quando vengono stuzzicati sui loro rispettivi menage, e nemmeno l'idea di ravvivare la serata chiamando una bella escort riesce a rasserenare la serata. Vediamola qui. È giunto il momento di premiare il migliore attore protagonista del festival. Lo farà la professoressa Adela Bloise, membro della giuria tecnica. Siamo...
anche quest'anno al piacere di ospitare qui sul palco per questa manifestazione della giuria e per la premiazione. Bene, ieri sera abbiamo assistito all'ultima pièce di questa stagione teatrale e siamo già alle ultime battute anche di questa festa del teatro di stasera. E io, per la verità, ogni volta che finisce una cosa bella sento già come un filino di tristezza, giusto un'ombra di malinconia, perché per il prossimo sabato dei prossimi mesi non ci aspetta nessun appuntamento interessante, e di questo vogliamo ringraziare l'ACAV nella persona che è veramente insostituibile, e di tutto lo staff dei suoi collaboratori per averci regalato tante belle occasioni di emozioni, e le emozioni che ce ne hanno date tante tutte le compagnie che sono venute. E come diceva oddio, l'amica mia Germana, scusami, l'età, sono piaciute tutte, anche se nessuno mi crederebbe se io dicessi allo stesso modo, ma veramente sono state tutte di buon livello, di alto livello, di altissimo livello, e Rotonda credo che cominci a meritarsene questi spettacoli, perché sta crescendo, si sta affinando il gusto per il teatro e proprio c'è una sorta di vocazione che sta scattando nel pubblico rotondese. E d'altra parte il teatro è credo l'occasione più bella che abbiamo per veicolare cultura qui a Rotonda, e resta il luogo dei pensieri per eccellenza. Grazie. Vogliamo insieme nominare per il miglior attore protagonista Bruno Perroni, Uomini di Roma di Luigi Verdi, Roberto Percoco, Uomini di Roma di Luigi Verdi, Roberto Bettimanzi, Interesse Finanzi. Roberto Bettimanzi. Saluto di Roberto Bettimanzi, che purtroppo è a Bellezze per un altro impegno a cui non poteva mancare. Grazie, veramente grazie a tutti. Il quinto spettacolo rappresentato qui al Serene è stato Chi non muore si rivede, di Bruno Albino, allestito dalla compagnia Teatro Mio di Vico Equense in provincia di Napoli, per la regia dello stesso autore. Ambientato in una sala di attesa di una piccola e inutile stazione ferroviaria ormai abbandonata, la sala è abitata da un professore di filosofia che si è ritirato a vita privata, Cicerone, e da un giovane che vive di espedienti paride. Una sera il destino porta nella loro dimora cinque personaggi, e dall'incontro casuale si capiranno i motivi che avevano portato Cicerone a sparire dalla vita pubblica. Vediamo uno spezzone. Anche stasera è con noi il presidente della WILT Basilicata, Gianluigi Pagliaro, che accogliamo con un applauso, che prego di salire qui
in palco, che tra l'altro è anche il responsabile della compagnia attivamente di Lago Negro. La WILT, come molti di voi sapranno, è l'Unione Italiana Libero Teatro che raccoglie a livello regionale gran parte delle compagnie teatrali amatoriali operanti nei vari contesti regionali italiani, e anche l'ACAV da 3 anni ormai a questa parte è entrata a far parte di questa importante famiglia. Intanto benvenuto Presidente. Grazie, buonasera a tutti. Volevo ufficialmente, a nome della WILT regionale Basilicata, ringraziare l'associazione ACAV, nella persona del Presidente, per aver reso questo evento l'unico in Basilicata ad avere acclarata ormai adesione da parte di moltissime compagnie, non solo regionali o meglio vicino limitrofe alla regione Basilicata, ma da tutta Italia, e questo è grazie alla qualità che offre all'accoglienza e anche alla selezione dei vari spettacoli. Quindi un applauso facciamo all'altro. Grazie a tutti, vedremo che è stato assegnato il premio per la migliore attrice protagonista. Vediamo insieme le nomination. Pina Spampanato della compagnia di Cimitile, Lella Mastrapasqua della compagnia di Pisceglie e Linda Guarino della compagnia di Latina per il berretto a sonagli. Linda Guarino. Sono senza parole, veramente un successo che non ci aspettavamo. Grazie di nuovo, lo so che mi ripeto, però veramente è difficile trovare qualcosa da dire in occasioni simili. Grazie. Grazie. Intanto volevo ringraziare l'intero consiglio direttivo dell'ACAV, a cominciare dalla vicepresidente Irene D'Avanzo, alla segretaria Maria Giovanna Propato, al direttore tecnico Tino Petrosilio, al consigliere Luigi Madorno, per aver ancora una volta creduto in caso ed investito su questa iniziativa. Un altro ringraziamento va all'intero staff dell'ACAP che ha organizzato e curato nei minimi dettagli questa terza edizione del Festival del Teatro Amatoriale di Rotonda, composto oltre che dalle persone del direttivo già menzionate anche da Antonella D'Avanzo, Carla Caputo, Francesco Tarantino, Angelica Caputo, Ivan Sertuosimo, Maria Francesca Reggiano e Gimella Pontifelli. A questo punto, per premiare la prossima categoria in lizza, inviterei proprio i componenti del direttivo, quindi la vicepresidente Irene D'Avanzo, Luigi Madorno e Pino Petrosillo, visto che Maria Giovanna è già presente sul palco ed io anche, di raggiungermi qui sul palco del Serene per premiare la prossima categoria in gara. Lo so, non vi avevo detto niente, però è giusto che al terzo anno anche voi ritagliate su questo palco invece di proclamatori dei vincitori. Diamola. Allora, adesso vediamo le nomination per il migliore caratterista. Abbiamo Peppe Miccio della compagnia di Cimitile, Alfredo Lace per Non ti pago e Natalino Di Guida della compagnia Teatro Mio di Vico Equense. Chi va a leggere? Il più anziano. Natalino Di Guida. Natalino Di Guida della compagnia Teatro Mio. Thank you.
no, sono una giovane rappresentanza. Grazie mille, è un'emozione. Grazie a te. Grazie al direttivo, che invito a scendere. Selene oggi è risorto dopo oltre due decenni di ibernazione. Ora è una struttura pubblica che ha riaperto nuovamente le sue porte ai cittadini di Rotonda. È tornato ad essere un contenitore di sogni ed un posto in cui hanno trovato dimora le diverse realtà associative rotondesi, anche noi dell'ACAV. Che siamo nati nel vecchio Selene, oggi possiamo dare sfogo alle nostre iniziative grazie a questo spazio, qui dove nascono storie, personaggi, ambienti. Questo palcoscenico è un cerchio magico in cui accadono cose vere, un territorio dove le stelle possono essere scavalcate impunemente, un posto vero e reale che non esiste in tutto l'universo. Al Selene continuano a celebrarsi riti che infondono gioia, che danno piacere, che fanno star bene. Si ride, si piange, si arricchisce l'anima. Le emozioni scorrono e rimbalzano forti trascinandoti dentro il pozzo dell'inganno. Ma noi non siamo mai stanchi di ricaderci dentro. Grazie per il contributo. Adesso siamo giunti al momento annunciato che ci consente di arricchire questa cerimonia. Tra qualche istante infatti presenteremo in anteprima mondiale assoluta l'ultimo video musicale dei Colombo Loco dal titolo El Ritual, una canzone per Dani Alves, realizzato dal frontman del gruppo, il rotondese Francesco Pizzola. Che ha scelto di girare il videoclip proprio nel suo paese di origine, servendosi di attori e comparse locali. Intanto, visto che Francesco non è qui a Rotonda ma a Londra, dove risiede e lavora, vediamo il videomessaggio che ci ha inviato dall'inizio. A tutti voi presenti in sala, pronti ad assistere alle premiazioni della terza edizione del Festival del Teatro Amatoriale di Rotonda, agli spettatori di Quale TV e a tutti i rotondesi. Mi sa che devo iniziare subito con un po' di ringraziamenti, onde evitare il rischio di dimenticarmene. Comincio con il ringraziare l'Associazione Culturale Arte Visive, senza il cui apporto il progetto sarebbe rimasto allo stato virtuale, ve lo garantisco. In maniera particolare ringrazio Silvestro, Francesco ed Angelica. L'ACAV ha svolto un ruolo molto importante per me. Ha rappresentato quella che può essere considerata la mia iniziazione a calcare le tavole di un palcoscenico nel lontano 1991 con la rappresentazione della commedia scarpettiana Miseria e Nobiltà. A questo punto mi piacerebbe se tutti insieme ci unissimo un forte applauso per dire grazie a Akan per quello che hai fatto, per quello che stai facendo e per tutto quello che regalerai alla nostra amata comunità. Esprimo inoltre profonda gratitudine alla Proloco di Rotonda, menzionando chi la rappresenta, ovvero la Presidente, signora Daniela Nicolai, che ha dato ampia disponibilità nel sostenere e agevolare la realizzazione di una parte del video. Non potrei dimenticare Shakira, protagonista assoluto di questo lavoro. Walter Morfese, a cui è stata affidata la regia, e la Scuola Calcio di Rotonda, ai bambini e alle loro famiglie. Grazie alla Scuola Calcio è stata realizzata una delle scene più importanti di questa idea, sulla quale credo sia opportuno soffermarsi, chiarendone le dinamiche emozionali che l'hanno ispirata. Intanto perché la dedica proprio a Dani Alves, un calciatore?
perché dietro l'apparente frivolezza del personaggio e del mondo del calcio a cui appartiene si nasconde un profondo senso di umanità e di altruismo che sorprendono e non ti aspetteresti. Ho scritto questa canzone ispirandomi ai valori umani di Anders e al modo autentico di vivere la vita e lo sport. Si tratta di un personaggio che stimola la fantasia e tutti quei sentimenti puliti che sfociano nelle emozioni. Ovviamente nutro la speranza che Dani trovi spunti emotivi nel testo e nel video, perché si formi nella sua sfera intima una condizione di compiacimento, ma soprattutto uno stato di profondo e sincero coinvolgimento. Vorrei spendere un attimo per spiegare le motivazioni che mi hanno spinto a girare questo video a rotonda, anche se credo che le risposte siano persino superflue. Vivo a Londra da ormai 8 anni, ma Rotonda è e sarà per sempre la mia terra, il mio luogo di origine, e come tale è capace di regalare palpiti al cuore e serenità all'animo. Mi dà sicurezza, mi garantisce un'identità precisa e preziosa. Avrei potuto girare il video altrove, qui in Inghilterra, in Francia, in Spagna, anche se la prima idea era quella di girarlo in una regione africana, servendomi di un'interessante agenzia di produzione di nuovo. Poi però ho abbandonato l'idea di andare in Africa, non per il costo di produzione, ma perché avrei rinunciato, perdonatemi il gioco di parole, all'irrinunciabile, al mio mondo, a quello vero, quello verso cui il video vuole essere un tributo, alla dolcezza di mia nonna Teresa, alla collaborazione immediata e cordiale dei miei cugini Silvestro e Francesco, di mio fratello Giosuè e delle stridule voci dei bambini della scuola calcio che hanno riempito il mio cuore di impagabile allegria. Ed inoltre non avrei vissuto a contatto con Shakir, un bambino assolutamente eccezionale. Il video termina sul bagnasciuga della spiaggia di Tortora, ma anche questa scelta è dovuta a spinte emotive. Come ben sapete, un mare vale l'altro, ma quel mormorio lo sento particolarmente amico, al punto tale da sentirne la voce che mi dà il benvenuto con il suo sottofondo di una dolce eco che racconta storie della mia infanzia vissuta in piena serenità. Non mi resta che ringraziarvi ancora e salutarvi con un abbraccio forte e caloroso e soprattutto con l'augurio che la sorte sia sempre pronta a regalarvi un sorriso. Se mi date altri 2 minuti avrei un piccolo regalo per voi. Come ben sapete sono molto grato alla vita, spesso mi fa incontrare persone davvero speciali che contribuiscono ad alimentare quella forza indispensabile per andare avanti, soprattutto in un settore come il nostro, dove ogni giorno si necessitano nuovi stimoli e nuove motivazioni. Una di queste persone speciali è Jeff Fane, leggenda di Hollywood e di Broadway, e oggi vorrei condividere tutto questo insieme a voi. Grazie. Senator John McLaughlin, independent from Cocksucker County, built his reputation on being a hardliner against wetbacks. His word. Yes, if he had his druthers, he'd send you back to old Mexico. That's his platform. Ship them all back, but first make them build a wall along the border for no pay. Thank you very much, get the fuck out. But what the senator fails to understand is this state runs on illegal labor. Thrives on it. Keeps costs down. Keeps the wheels turning. We bust that up and we're fucked. Hey, T! How they hanging, Hefe? I'm heading for my knees, and I wish to Christ that was my only complaint.
Here's my partner, Wes Mitchell. Hey, Wes. How are you, Sam? I'm a little bit of a scumbag. You know, nobody ever trusted you. Nobody. Screw this, I don't even know who this Lily Walker was. But you know Jill Jennings. And you know Harry Rice. How many people can say that? He's dead, by the way. And what, I killed him too? No, he blew his own brains out. But that's what happens when an old friend frames you for murder. And you know all about that, baby, the King frame jobs. What the? Gee, she barely drew for him. You don't know where your boat is? You know where it is. You gave that weapon, not you, this one. You know, looking at me like they used to look at me, practically calling me a liar to my face. No, you know what? Melissa did call me a liar. Whose wig do you think it was? Oh, man, you don't think it was mine. I have different bags. Are you the one that could have made this one? Now, Joel Smith is about to enter the world of virtual reality. What are you up to? I just want to go talk to Harry for a moment. And what are you doing, Mrs. Jones? Professor McGregor had been a man. Wouldn't you adopt the word there? Yes, I would have, but this is different. Mm-hmm. We fought the preliminary for the kites. Now we're going to fight the main event for the Nakers. Hello, everyone at the Theater Festival of Rotondo, Italy. I'm Jeff Fee. Well, my name's Simon Evans. I'm lucky enough to be directing Jeff and Gordon Dowell's political drama, The Best Man, who we are in the theatre of the ball, you know, this is the Playhouse Theatre in London's West End, and we're about an hour away from the curtains up. And on behalf of our dear friend Francesco Filizzola, we want to wish everybody a bon fortuna. Good luck. And ciao. Bye. Che ha voluto farci pervenire ed ora in anteprima mondiale guardiamo insieme il video musicale El Ritual, una canzone per Dani Alves. Le gusta cantar, trabaja duro en su día a día.
ritual Francesco Tarantino e Shakir. All'inizio per Giorgio, perché poi queste due giornate passate a girare questo videoclip sono state due giornate veramente interminabili, ma dal grande gusto che abbiamo ricavato tutti quanti insieme. E poi la fortuna, lo voglio dire a tutti, che questo video oggi è stato pubblicato dalle maggiori testate giornalistiche sportive italiane ed estere, quindi già un primo lancio Francesco e Coloco lo hanno avuto. Sport, per quanto riguarda la Spagna, Marca Sport, che è un altro giornale sportivo spagnolo, e più anche un altro giornale argentino. Insomma, sta girando la, speriamo nella fortuna che questo video possa diventare anche il tormentone estivo. Speriamo di portare fortuna a Francesco e Colombo Loco. Shakir, allora parlaci di questa tua esperienza da attore. Ti sei divertita a giocare con i tuoi compagni? Sì. Anche quando ti hanno fatto entrare, non ti volevano fare giocare, Sì. Posso dire una cosa? Sì. Quando eravamo a girare, il primo giorno, il primo minuto era tesissimo, una corda di violino, te lo ricordi? A casa sulla sera. Dopo, grazie anche alla bravura del regista Walter Morfese, che è un grandissimo ragazzo, a cui un applauso facciamo, Walter. E grazie a lui Shakir mano a mano è diventato molto più sciolto, e devo dire che la Silvestro lo dobbiamo acquistare nella nostra compagnia, perché è un grande attore, è vero? Adesso vi prego di restare un attimo, perché insieme andiamo a vedere le nomination per la migliore regia di questo festival. Abbiamo Roberto Percoco per Uomini sull'orlo di una crisi di nervi, Ciro Ruoppo per Non ti pago, Enzo Matichecchia per Rumors e Roberto Vecchimanzi per Il berretto a sonagli. Allora, vuoi leggere tu? Vieni qua. Sali, ti vedi? Lo vedete? Sì, sono. Dai, leggilo. Il berretto a sonagli, Roberto Vecchimanzi. Roberto Vecchimanzi per il berretto a sonagli. Visto che sei stato uno dei protagonisti della pièce di ieri. Praticamente, ecco, dopo questa premiazione, ecco, vorrei presentarmi non col nome e cognome, ma come l'unico attore della compagnia che non è stato premiato. A parte gli scherzi, sono Roberto Petrosino, vengo da abito a Latina, ma sono di Salerno. Ecco, faccio parte della compagnia Luna Nova, sono tutti amici napoletani che viviamo tutti quanti insieme, noi insieme, cioè, viviamo tutti quanti al Latino, insomma. Grazie ancora a tutti quanti. Ciao Petrosino, ringraziamo Shakir e Francesco, andiamo avanti, ci avviamo verso la conclusione. L'ultimo spettacolo in cartellone di questo festival è stato proprio quello di ieri sera, che si è aggiudicato molti premi di questo festival, il berretto a sonagli di Pirandello, nella versione in napoletano di Edoardo De Filippo, messo in scena, come ricordava Petrosino, dalla compagnia Luna Nova di Latina, per la regia appunto di Roberto Vecchimanzi. La vicenda è nota, lo scrivano Ciampa per salvare il suo onore, macchiato dalla tresca tra la moglie ed il principale, non trova di meglio che far passare per pazza
colei che lo ha denunciato a tutto il paese. Guardiamo il filmato. A me è lo stesso, sono degli oggetti che ci hanno guardato a ritirare al monte di Vedalla. No, ho capito, ho capito. E li potete lasciare pure sopra quel tavolino, se volete. Li posso lasciare pure sopra il tavolino. Non vedete? E poi voi date tanto peso alla formalità di un verbale. Oh, ma che c'entra? Se il verbale c'è la constatazione di un fatto, come l'ha spiegato il commissario. Precisamente, legale! Sì, ma io vorrei che fosse anche questa constatazione legale di un altro fatto. Che io consegno qua questi due oggetti a voi perché fui mandato dalla signora. Lo so, lo so. Lo sapete. Allora... Prima di passare alla presentazione dell'ospite che prenderà l'ultima categoria in concorso, volevo spiegare come avviene il giudizio sia da parte della giuria tecnica che da parte del pubblico. Non è che ci siamo impazziti, abbiamo deciso di premiare, diciamo assegnare molti premi allo stesso spettacolo, e che ogni giurato, così come fa il pubblico, lo fanno anche i giurati della giuria tecnica, si esprimono attraverso dei voti da 6 a 10 e quindi è dalla somma algebrica di questi risultati che si assegnano i vari premi. Anche per quanto riguarda il pubblico avviene allo stesso modo, votano in 50 ogni sera. La somma massima che si può raggiungere per il pubblico è il numero di 500. Vi assicuro che sia per quanto riguarda il premio appunto assegnato dalla giuria popolare, il distacco tra il primo e il secondo è stato davvero di pochissimi punti. La stessa cosa è avvenuta per quanto riguarda la giuria tecnica, per quanto riguarda il migliore spettacolo assegnato dalla giuria tecnica. A questo proposito, siamo davvero alle battute finali, inviterei il padrone di casa, il sindaco di Rotonda, Rocco Bruno, per assegnare, per proclamare l'ultimo vincitore, il migliore spettacolo appunto scelto dalla giuria tecnica. Buonasera sindaco. Non ci sono nomination per questa categoria rispetto alle altre, quindi non scopriamo le carte, perché 2 anni fa è successo. Niente, se volevi saluto tutti, saluto gli ospiti delle compagnie e mi unisco un po' al coro di ringraziamenti e complimenti che sono stati fatti all'Associazione Culturale Arti Visive, a Silvestro, al direttivo e quindi a tutti i componenti, perché effettivamente questa è una manifestazione che è giunta alla terza edizione, partita forse il primo anno con un po' di timore proprio da parte dell'associazione. L'amministrazione comunale non ha fatto altro che dare, così come stiamo facendo con tutte le associazioni presenti sul territorio, quindi dare a titolo gratuito quindi di usufruire di questa bellissima sala. E però questa manifestazione per il corso degli anni, oggi è arrivata quindi alla terza, ha assunto delle proporzioni sicuramente molto più importanti, anche grazie a delle iniziative collaterali che quest'anno poi sono state inserite. Ed è bellissimo vedere come, lo dico da primo cittadino, ma lo dico anche come semplice cittadino di Rotonda, vedere in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, una maggiore, come dire, collaborazione da parte dei cittadini, un sempre aumento di persone che vogliono impegnarsi nel volontariato, che vogliono dare il proprio contributo, che ci mettono la faccia proprio per favorire queste iniziative che un'amministrazione comunale altrimenti non riuscirebbe a garantire. E questo è bellissimo perché è segno di partecipazione, è segno di un paese vivo e che effettivamente produce e regala alla comunità degli eventi bellissimi che possono essere appunto questi, come tantissimi altri che poi ci daranno nel corso dell'anno. Per cui complimenti a Silvestro, complimenti all'associazione, complimenti a tutte le associazioni che stanno lavorando per il bene della comunità. E se questa poi iniziativa ha raggiunto questi importanti risultati, anche grazie, come è stato detto prima, alla collaborazione con le altre associazioni che sono presenti sul territorio,
e questo proprio a testimonianza del fatto che uniti, che collaborando, che andando tutti nella stessa direzione, possiamo fare grandi cose, e Rotondo è capace effettivamente di fare queste bellissime cose. Concludendo, si è stato detto tanto sul cinema, si è partito dal 70, se non sbaglio, non ricordo l'anno adesso, e siamo ormai arrivati, è stata ormai una sala che sta funzionando da diversi anni, e la Regione Basilicata finalmente a metà maggio approverà il suo bilancio di previsione, all'interno del quale saranno previste le poste in bilancio per poter poi arredare il Cineteatro Serene e farlo ritornare nuovamente una sala cinematografica. Stiamo lavorando con l'amministrazione per cercare di reperire ulteriori fondi per poter allestire il teatro, quindi allestire di alcune cose tecniche e in particolar modo anche i camerini, in modo tale poi da poter ospitare anche eventi teatrali di compagnie per i professionisti. Quindi il cinema sta vivendo, continuerà a vivere, sarà per sempre, come è stato detto, un contenitore di sogni, un contenitore di emozioni. Grazie a tutti, complimenti a tutti, complimenti a tutti. E fino al prossimo consegniamo la busta al sindaco che leggerà il nome del vincitore per il migliore spettacolo scelto dalla giuria tecnica. Impiego 5 minuti, un po' di suspense, lo dobbiamo creare. Vincitore, il berretto a Sonata. L'emozione veramente mi sta pigliando. Comunque grazie, basta, non dico più niente perché sennò mi dilungo e basta. Grazie, grazie a tutti. Ringraziamo il sindaco. Infatti siamo giunti davvero alla conclusione. Adesso inviterei la vicepresidente dell'ACAP, Irene D'Avanzo, a raggiungere nuovamente sul palco per il saluto finale, la consegna degli attestati. Chiameremo i rappresentanti delle varie compagnie che hanno partecipato e animato questa terza edizione del Festival del Teatro Amatoriale di Rotondo per la consegna degli attestati di partecipazione, e quest'anno consegneremo ad ogni compagnia un book fotografico così da avere un ricordo ulteriore di questa manifestazione. Prego, Irene. Compagnia Attivamente. L'altro applauso per la compagnia Attivamente di Lava Negro. Compagnia Il Dialogo. Arriva.
piccolo omaggio al termine di questa manifestazione, un piccolissimo omaggio alla fine, prego. Ci sono due. Siamo giunti davvero alla conclusione di questa edizione del Festival del Teatro Amatoriale di Rotonda. Speriamo di essere riusciti anche quest'anno a portarvi allegria e divertimento. Buon teatro a tutti, grazie.